gloria al Signore, amen, alleluia. Tutti abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, e nel bene e nella verità, la verità Dio vi amerà. La luce risplende sul giusto, la gioia in quelli son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, oh alleluia, gloria a Cristo, nelle sue porte con ringraziamento e con lode lodate e benedite il nome del Signore. Tutti abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità, e nella verità, e Dio vi ama. Alleluia, Padre, siamo qui nella tua presenza, e risplende nel giusto la gioia in quelli che sono puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode, lodate e benedite il nome del Signore. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode, lodate e benedite il nome del Signore. Voi tutti abitanti della terra, celebrate il Signore, giubilate nel Signore. O voi che amate il Signore, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, alleluia. La verità, il Dio vi amerà. Amen, lodiamo il Signore, fratelli. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Sia lodato il nome del Signore. Padre, ti ringraziamo questa sera. Alleluia. Abbiamo bisogno della tua unzione. Abbiamo bisogno della tua grazia, della tua presenza, Padre. Alleluia. Oh, guida, guida nel nome di Gesù. Alleluia. Guida, Padre, dai l'unzione. Alleluia. Riversa la tua grazia. Alleluia. E nella verità. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode. Lodate e benedite il nome del Signore. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode. Lodate e benedite il nome del Signore. Alleluia, Spirito Santo, guidaci a lodarti, Dio di Israele, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Tu dimori nelle lodi, tu dimori nelle lodi, Signore, tu dimori nelle lodi. Guida i nostri cuori a lodarti, a glorificarti, a benedirti, Signore. Illumina ogni persona che sta ascoltando, illumina ogni cuore che sta ascoltando, illumina ogni anima che sta ascoltando, Padre. Fortifica, sostiene,
sostieni, incoraggia, restaura, spezza le sbarre di ferro, le catene di ferro, Padre, nel nome di Gesù, spezza le catene spirituali, libera gli oppressi, oh alleluia, vogliamo lodare il Signore, carissimi, alleluia, alleluia, alleluia. L'inno 90, se avete l'innario, gloria a Dio, alleluia, a Pentecoste, scese sui fedel il Santo Spirito Divin, con la pienezza e la virtù del Ciel, amen. Vogliamo cantare questo inno alla gloria di Dio, amen, alleluia. Oh, benedetto sei Padre, guidaci tu con l'unzione. Alleluia. Oh Signore, Santo Spirito Divino, con la pienezza e virtù del Ciel, di Dio annunciarono l'amore, andarono nel mondo a predicare la verità con pulse e accettarono l'Evangelo, i batti vinsero loro, alleluia. Spirito Santo, oscura è loro, risveglia tutti, riempi il fiamma e il cuore, amen, alleluia. Spirito Santo, Spirito Santo, oscura è l'or, risveglia tutti, riempi in fiamma e cuore, abbiamo bisogno. Padre, per la tua gloria, il giusto per la sua fe vivrà, fu il motto che fugò l'errore, e come fuoco allor la verità si sparse ovunque di vampù. Poi Dio la Pentecoste rinnovò e gran risvegli mando ancora. Questa potenza oggi noi bramia, scendi su noi consolatore, alleluia. Spirito Santo, oscura e luce, risveglia tutti, riempi fiamma il cuore, alleluia, loda il Signore, invocalo, amen, invoca la potenza di Dio, alleluia, invoca il nome di Cristo, alleluia, invoca, alleluia, dini Gesù aiutami, Gesù rinnovami, Gesù liberami, Gesù risvegliami, alleluia. Spirito Santo, oscuralo, risveglia tutti, riempi in fiamma il cuore, opra tra noi l'Evangelo nella potenza. Alleluia, Padre, alleluia, versa quella potenza dall'alto, Spirito Santo, oscura luce.
riempi, fiamma il cuore, sì, metti il fuoco, Padre, il fuoco dello Spirito. Vogliamo il fuoco, alleluia, il fuoco, alleluia, nel cuore della tua Chiesa. Padre, risveglia, avviva la Marashai de Medechea, alleluia, alleluia. Alleluia, vogliamo il fuoco, Padre. Alleluia, Signore. Amashia Rebetakai. Signore, rinnova, rinnova. Alleluia, quel fuoco, Alleluia. Nello Spirito. Alleluia, Padre, vogliamo il fuoco. Alleluia, vogliamo il fuoco. Alleluia, chiedi il fuoco. Chiedi il fuoco. Chiedi il fuoco, alleluia, alleluia, chiedi il fuoco, accendi il cuore dei tuoi fedeli, Signore, alleluia, alleluia, a quest'ora accendi, Signore, in fiamma i nostri cuori per amarti, gloria, per lodarti, gloria, per glorificarti, Signore, alleluia, alleluia, gloria al tuo nome santo, Signore, Signore, vogliamo il fuoco, alleluia, gloria, alleluia, purificaci con il sangue di Gesù, benedetto, Signore, con il sangue di Gesù, grazie, Signore, purificaci, Padre, alleluia, purificaci con il sangue di Gesù, alleluia, Padre, grazie, grazie nel nome di Cristo, oh alleluia, Spirito Santo, ravviva, 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 alleluia, libera, Signore, dove lo Spirito Santo c'è libertà, tuo Signore, amen, alleluia, abbiamo la gioia del Signore. Amen, vogliamo cantare ancora un inno. 583. 583, gloria a Dio. Il Signore è vivente, alleluia, ancora oggi. Amen. Lui chiamerà i nostri cuori, la nostra anima a quest'ora. Oh, alleluia. 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 Sentiamo dentro me. Amen. Sono certo che Egli è qui. Alleluia. Grazie, grazie, tutto Padre, intorno nel nome di Gesù. Gloria. Dio è vivente. No, non è morto. Dio è vivente. No, non è morto. Dio è vivente. No, non è morto. Lo sento dentro me. Sono certo che Egli è qui. Lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia, quando i cieli si apriranno, che gioia allor sarà, canterò, griderò, alleluia, Dio è vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no, non è morto, lo sento dentro me, io so che Lui è qui, lo sento tutto intorno a me, io canterò, io griderò, io canterò e griderò, alleluia, quando i cieli si apriranno, che gioia non sarà, canterò, griderò, alleluia. Cieli si apriranno, che gioia lo sarà, canterò, griderò, alleluia, amen, alleluia, 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 amen, alleluia. Grazie Signore, alleluia. Oh, i veri figli di Dio possono gridare alleluia, il vero popolo di Dio può dire alleluia, alleluia, la vera Chiesa può dire alleluia con tutto il cuore, alleluia, i redenti nel sangue di Cristo, i salvati possono dire alleluia, alleluia, gloria al Signore, amen, alleluia, gloria, 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 è un dolce camminare, gloria a Gesù Cristo, ogni dì con Cristo, amo sempre più, vogliamo cantare il 574, ogni dì con Cristo. Amen, amen, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Ogni dì con Cristo è dolce camminar per me. Ogni dì con Cristo io l'amo sempre più. Egli è il Salvatore, a Lui mi voglio consacrare. Ogni dì con Cristo è dolce camminar per me. Ogni dì con Cristo è dolce camminar per me. Ogni dì con Cristo io l'amo sempre più. Egli è il Salvatore, a Lui mi voglio consacrare. Ogni dì con Cristo è dolce camminar per me. Ancora ogni dì con Cristo è dolce camminar per me. Alleluia, ogni dì con Cristo io l'amo sempre più. Egli è il Salvatore, a Lui mi voglio consacrare. Ogni dì con Cristo è dolce camminar per me. Amen, alleluia. Oh, gloria al Signore. Alleluia, che questa possa essere, fratelli, la nostra esperienza di ogni giorno. Che possiamo camminare con Cristo ogni giorno, ogni istante della nostra vita, fratelli. Questa è la cosa più importante per i figlioli di Dio, che noi possiamo, alleluia, camminare con Cristo. Amen. Ogni giorno della nostra vita. Amen, alleluia. Che la pace, la grazia del nostro Dio sia con tutti voi. Cari fratelli, sorelle, Dio vi benedica. Amen, alleluia. Ho visto che qualcuno ha mandato dei messaggi. Carissimo che hai scritto, lasciami il tuo numero per la gloria del Signore, che poi ti chiamo. Amen. Così facciamo una preghiera di fede insieme nel potente nome di Gesù Cristo. Alleluia. Tu puoi vedere il mio numero, poi dopo che finiamo la diretta mi puoi contattare, puoi trovare il mio numero su YouTube, su qualche video, nelle descrizioni, in qualche descrizione del video. Amen. Tu puoi trovare il mio numero, che è pubblico, gloria a Dio. Io non tengo il numero nascosto. Amen. Ma quando posso parlare, posso rispondere, per me è una gioia e anche un dovere. Amen. Perciò, carissimo, alleluia, che hai scritto, che hai bisogno che qualcuno parli con te. Amen. Mandami il tuo numero, oppure trova il mio numero lì nei commenti, nelle descrizioni. Il mio numero è 339-455-6834. Amen. 339-455-6834. Amen. Il Signore benedica tutti voi, carissimi, che siete collegati. Abbiamo lodato il Signore. Amen. E continueremo a lodarlo per certo. Amen, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Il nostro sacro dovere è questo, di lodare il Signore insieme, di ascoltare la sua voce, di fortificarci nella sua presenza. Il Signore, per la sua infinita grazia e misericordia, mentre pregavamo qui coi fratelli prima, ha messo nel mio cuore un brano da leggere, amen, da meditare, così come lo Spirito Santo ci guiderà. Amen. Giobbe capitolo 1. Alleluia. Dio, il Signore, mi metteva in cuore questo brano
E certamente lui vorrà parlare ai nostri cuori tramite questa parola. Amen. Giobbe, capitolo 1. Amen. Quanti dicono amen? Quanti danno gloria a Dio? Alleluia. Spirito Santo, ancora questa sera parla al nostro cuore. Io credo che tu hai preparato, Signore, un cibo spirituale, Padre. Io credo che tu hai preparato un messaggio, una parola, Signore, un'edificazione, un'esortazione per ognuno di noi. Parlaci tu, Padre d'amore. Alleluia, io sono un servo inutile. Noi siamo polvere, argilla, abbiamo bisogno della tua parola. Parla ai nostri cuori, Signore, questa sera ti ringraziamo. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, amen. Se qualcuno mi può dire per favore, gentilmente, com'è l'audio, come sentite l'audio, com'è la connessione? Amen. Vi chiedo per favore se qualcuno mi può dire com'è l'audio. Alleluia. Qualcuno ha detto abbastanza forte, ma io vorrei ancora più forte, amen. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, alleluia. Signore ti benedica, cara sorella Milena. Pace del Signore a tutti voi. Tutti voi, uno per uno. Il Signore vi benedica nel santo e potente nome di Gesù Cristo. Amen. Vogliamo leggere insieme Giobbe, capitolo 1, così come il Signore ci guiderà, che io, fratelli, vi confesso affinché preghiate per me, umanamente, io non ho preparato nulla. Io non ho preparato nessuna riflessione riguardo a questo brano, ma io credo che se il Signore mi ha messo in cuore questa parola da leggere, alleluia, alleluia, io credo che Lui parlerà, gloria al Signore, alleluia, io confido, fratelli, sorelle, care, nell'unzione dello Spirito Santo, amen, gloria a Gesù Cristo. Giobbe capitolo 1, dice così la santa e benedetta eterna parola di Dio. C'era nel paese di Uz un uomo chiamato Giobbe. Questo uomo era integro e retto, temeva il Dio e fuggiva il male. Amen. Temeva Dio e fuggiva il male. Fratelli, voglio subito dire qualcosa da parte del Signore. Non basta temere Dio, devi anche fuggire il male. Amen. Non basta dire io amo Gesù, non basta dire io ho il timore di Dio, ma nel momento, alleluia, della prova, della tentazione, della battaglia, tu devi fuggire il male. Cioè, cosa vuol dire fuggire il male? Devi scappare. Amen. Non devi stare lì a scherzare con il peccato, non devi stare lì a guardare il peccato, non devi stare lì ad ascoltare il peccato, ma tu devi fuggire il male. Amen. Io devo fuggire, non basta dire io ho il timore di Dio, io sono un cristiano, io sono devoto, io sono un adoratore, io sono un predicatore, io sono un pastore, io sono un evangelista, io sono una donna spirituale. Tu devi fuggire. Amen. Il male, quando tu vedi il male che ti viene incontro per attaccarti, quando tu vedi la tentazione che si avvicina alla tua porta, alla tua mente, ai tuoi occhi, tu devi fuggire il male. Amen. Non devi stare lì a guardarlo, a guardare il male, non devi stare lì ad ascoltare il male, non devi stare lì, diciamo, a dialogare con il male,
ma tu devi fuggire il male. Amen. Oh, alleluia. Quanti dicono amen? Gloria a Dio. Amen. Dobbiamo fuggire il male, carissimi. Amen. Gloria al Signore. Giobbe era un uomo integro, era un uomo retto, era un uomo che temeva Dio, e così dobbiamo essere tutti noi, fratelli, quanto più in questo nuovo patto, in quanto più adesso che noi siamo figli di Dio, che c'è il sangue di Gesù Cristo che è stato versato per noi, che siamo nuove creature in Cristo, quanto più noi oggi dobbiamo essere integri. Amen. Se Giobbe poteva essere integro in quei tempi antichi, fratelli, addirittura alcuni studiosi della Bibbia, e io posso concordare, alcuni dicono che Giobbe, cari nella grazia, sia vissuto in un periodo così lontano, addirittura prima della legge. Amen. Chi ha orecchi da udire oda. Alcuni dicono che Giobbe sia vissuto ai tempi di Abramo o prima di Abramo. Perciò prima di Mosè, prima della dispensazione della legge. Allora Giobbe era integro prima di conoscere la legge. Alleluia. Oh, è che massa tica mai. Alleluia. E tu che hai la Bibbia, tu e io che abbiamo tutta la conoscenza, a volte non riusciamo a essere integri. Fratelli, questo è già un grande pensiero per ognuno di noi, una grande esortazione. Giobbe, prima della legge, prima, alleluia, di certe conoscenze spirituali, prima della rivelazione dei comandamenti di Dio, Giobbe era integro. Oh, alleluia. Giobbe, mio Dio, fratelli, aiutaci, Signore, a essere integri. Cosa vuol dire integri, fratelli? La parola integro ci parla di una interezza, cioè un cuore interamente consacrato a Gesù Cristo. L'uomo integro è interamente, alleluia, arreso a Gesù Cristo, a Dio. Un cuore integro non è diviso. Il contrario di integro vuol dire parziale, o a metà, o in parte. Ma Giobbe era integro. Un'antica traduzione, invece di usare il termine integro, usa la parola intiero. Era intiero. Era un uomo intiero, possiamo dire un uomo completamente consacrato. Un uomo, alleluia, di un pezzo. Un uomo, alleluia, interamente arreso, consacrato al suo Dio. Allora, fratelli cari, per poi continuare la lettura. Amen. Se Giobbe, quell'uomo che visse in un'epoca remota, antica, all'incirca più di 3500 e oserei dire 4000 anni fa, Giobbe riuscì a essere integro, con l'aiuto del Signore certamente, ma lui si dispose, lui, alleluia, desiderò, lui, alleluia, si consacrò. Eppure Giobbe non aveva nessuna rivelazione come noi abbiamo oggi. Giobbe non aveva la Bibbia, Giobbe non aveva i Salmi, Giobbe non aveva i Proverbi, Giobbe non aveva gli Evangeli, non aveva la conoscenza di Cristo, non aveva il sangue di Cristo, non aveva neanche sperimentato la nuova nascita. Eppure Giobbe era un uomo integro.
Fratelli, se Giobbe risuscitasse dai morti, oggi potrebbe svergognare tanti cristiani evangelici. Giobbe oggi potrebbe riprendere tanti cristiani evangelici. Che pur avendo una grande conoscenza, tra virgolette, teologica, non vivono una vita integra. Giobbe, alleluia, visse una vita integra. Era un uomo integro. Il Dio stesso, alleluia, poteva testimoniare del suo servo, parlare del suo servo, possiamo dire difendere il suo servo. Giobbe era un uomo integro, eppure, ripeto, non aveva il sangue di Gesù, non aveva avuto la nuova nascita, non sapeva cosa fosse la croce, non conosceva Cristo come tu lo conosci. E allora perché tu non riesci a vivere una vita integra? Ma vivi una vita divisa, una vita a metà, una vita in parte, una parte con Dio, una parte con il mondo. Come mai? Cosa sta succedendo oggi al cristianesimo? Alle chiese di oggi? Cosa succede ai credenti di oggi? Alleluia, che non riescono a vivere una vita integra. Mai de che mahai shuribatea. Alendara kimashia rebekea. Cosa ti succede, alleluia, che non riesci a vivere una vita integra? Eppure hai lo Spirito Santo, dici di avere lo Spirito Santo. Proclami di avere lo Spirito Santo, parli lingue, ma poi fuori parli parolacce. Poi con tua moglie parli parole volgari, parole cattive, parole piene di odio. Parli lingue, poi con i compagni di lavoro parli volgarità, parli parole scandalose. Come puoi dire di avere lo Spirito Santo così? Dov'è l'integrità oggi nei cristiani, fratelli e sorelle? E non pensate che dico solo a voi, vale anche per me, questa parola è uno specchio. Dov'è l'integrità oggi nella nostra vita cristiana? Giobbe, alleluia, era integro. E ancora, fratelli e sorelle, egli non sapeva niente di Gesù. Aveva avuto, diciamo, delle rivelazioni, ma non aveva una chiarezza come ce l'abbiamo noi oggi. Giobbe poté dire: il mio Redentore vive. Amen? Certamente. Alleluia. Ma Giobbe non aveva la conoscenza così profonda come tu e io possiamo averla oggi. Giobbe non aveva, alleluia, la conoscenza del sangue di Gesù o della potenza del battesimo con lo Spirito Santo. Eppure Giobbe era più integro di molti di noi. Mio Dio, fratelli. Oh, alleluia. Giobbe era più integro di molti evangelici oggi, di molti cosiddetti pentecostali, di molti pastori di oggi, pastori mondani, pastori carnali, pastori senza consacrazione. Pastori che predicano bei messaggi nei pulpiti, ma poi in casa vivono una vita sconsacrata, una vita in amicizia con il mondo, una vita senza consacrazione, senza timore di Dio, senza integrità. Per queste persone non succede niente se loro guardano certe cose, per loro è normale, tutto normale. Tutto normale e niente peccato. Per loro è normale guardare le cose che guardano tutti, parlare come parlano tutti, vestirsi come si vestono tutti, andare nei luoghi dove vanno tutti. Per loro non c'è nessuna differenza. Dov'è l'integrità oggi? In molti di questi cosiddetti cristiani evangelici o credenti. Anch'io sono un cristiano evangelico, ma io voglio essere integro. Amen.
Perché questa parola mi sta insegnando che Giobbe era integro. Alleluia. E ripeto ancora, fratelli, per incoraggiarci, Giobbe non era nato di nuovo. Giobbe non era stato lavato nel sangue di Gesù, non sapeva nemmeno cosa fosse il sangue di Gesù, ma tu lo sai. E perché non sei integro? Tu lo sai, alleluia. Gloria, Signore. E come mai non sei integro? Dov'è l'integrità oggi, fratelli? Per molti cristiani di questo tempo, per molti cristiani di oggi, cristiani moderni, non c'è nessuna differenza se loro vanno nei luoghi dove vanno tutti, tutti i peccatori, fanno le cose che fanno tutti, guardano i film che guardano tutti, vanno nei luoghi a praticare le cose che praticano tutti, parlano come parlano tutti, in altre parole sono cristiani, ma seguono ancora la corrente di questo mondo. Alleluia. Per loro non è un problema. Non c'è niente di male per loro andare in certi luoghi e non si accorgono che disonorano Dio. Dov'è l'integrità? Fratelli e sorelle, io voglio darvi un esempio chiaro. Voi pensate che un uomo come Giobbe sarebbe andato mezzo nudo nelle spiagge a spogliarsi in mezzo ai peccatori? Voi pensate che un uomo come Giobbe sarebbe andato al cinema? Tu pensi che un uomo integro come Giobbe sarebbe stato 2-3 ore davanti alla televisione peccaminosa a godersi gli spettacoli del mondo, a divertirsi nei cosiddetti film del mondo? Tu pensi che Giobbe avrebbe ascoltato le barzellette dei suoi compagni di lavoro? Tu pensi che Giobbe si sarebbe messo a ridere davanti a quelle barzellette volgari e immorali? Giobbe era un uomo integro, fratelli. È retto, mio Dio, fratelli. Quanto sarebbe bello oggi che potessero dire: quel fratello è un uomo integro, è retto. Quella sorella è una donna integra. Oh, alleluia! Quella sorella è una donna retta. Quella sorella non si mette più le minigonne di un tempo. Quella sorella non è più quella mondana di un tempo, quella carnale di un tempo. Non si veste più in modo provocante come un tempo. Quella sorella è cambiata, alleluia. Quella donna è cambiata. Amen, alleluia. Quanto sarebbe bello oggi che tutti potessero dire, anche gli increduli, quei giovani sono integri. Quel giovane è integro. Non va più in quei locali dove prima lo vedevamo. Non frequenta più le discoteche. Quello lì prima era un discotecaro. Era uno che ballava, danzava, con le birre in mano, nei pub, nelle discoteche. Ma ora non lo fa più. Gloria a Dio. È cambiato. A me è un uomo integro. Fratelli, cosa succede oggi alla fede dei cristiani moderni? Cosa succede oggi alla fede di molti di noi? Non ho detto di tutti, ma di molti. Amen, santità l'Eterno, gloria a Dio, il Signore ti benedica, sorella Giannira Rojas, che il Signore la bendiga e la siga fortaleciendo, llenando de su fuego,
del suo Spirito Santo, alleluia. Cosa succede oggi a molti cristiani, fratelli, che non c'è più quella integrità, quella consacrazione? Ci sono cristiani che non sentono più nessun contrasto con il mondo, con le tenebre. Loro possono stare tranquillamente seduti a loro agio in mezzo ai bestemmiatori, ai peccatori, agli ubriaconi, ai pagani, in mezzo alla volgarità. Ci sono cosiddetti cristiani oggi che non si sentono più a disagio dove ci sono le tenebre, non si sentono più a disagio in quei luoghi peccaminosi, mondani. Possono stare essi, questi cristiani, che hanno perso l'integrità, hanno solo il nome di cristiani. Loro possono passare ore e ore seduti nei bar, coi compagni di lavoro, nella pausa. Loro stanno lì seduti a divertirsi, a godersi le conversazioni dei mondani, dei peccatori, dei volgari. Fratelli e sorelle, e queste persone, questi cristiani, tra virgolette, che hanno perso l'integrità, non si sentono più a disagio, ma per loro ormai è diventata una normalità. Loro non si sentono a disagio se stanno due ore davanti alla TV e nella TV si sparano, si uccidono, nella TV ci sono imprecazioni, discorsi peccaminosi, osceni. Fratelli, per la misericordia di Dio, un vero cristiano si deve sentire a disagio davanti a queste cose. Io personalmente, per la grazia di Dio, mi sento a disagio se io sto in un luogo più di 20 minuti, più di 15 minuti, più di 5 minuti, dove c'è quella TV accesa, dove i demoni, fratelli, fanno quello che vogliono. Come può un cristiano stare davanti alla TV senza sentire disagio, fratelli? Vuol dire che ha perso l'integrità, ha perso il timore di Dio, ha perso il vero sentimento che viene dallo Spirito Santo. Qual è il vero sentimento? È purificatevi. Un vero cristiano non può stare a suo agio davanti a quelle cose, fratelli. Giobbe era un uomo integro, retto e che fuggiva il male. Temeva Dio, fuggiva il male. Amen. Fratelli, penso che questa sera ci fermeremo qui, gloria a Dio. E vi ripeto, io non avevo pensato niente di cosa dovevo dire. Alleluia. Mediteremo su Giobbe capitolo 1 verso 1. Dov'è l'integrità oggi nella Chiesa cristiana, nella Chiesa evangelica, nella vita dei cristiani, dei credenti moderni? Giobbe era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Amen. Ripeto, Giobbe non aveva la Bibbia come ce l'hai tu, ma era più integro di molti cosiddetti cristiani di oggi. Che vergogna, fratelli. Mio Dio, abbi pietà di noi. Giobbe era molto più integro di molti pastori di oggi, che hanno la Bibbia, hanno la conoscenza, hanno i diplomi dei seminari teologici, hanno la collezione delle Bibbie sui scaffaletti, ma non hanno l'integrità, non hanno il timore di Dio, non hanno la riverenza, sono dei carnali, dei mondani.
Giobbe era molto più integro di tanti pastori di oggi. E quello che dico, fratelli, lo dico con l'autorità biblica. Giobbe era molto più consacrato di tanti predicatori di oggi. Giobbe non avrebbe mai guardato la televisione, piena di peccato, di tenebre. La Bibbia dice ancora oggi: non partecipate alle opere delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, piuttosto sgridatele. Amen. Come può un cristiano sedersi così, fratelli, guardatemi, sul divano? Oh, che bello. Moglie, portami le patatine, portami un drink, e mi devo guardare questo, non mi posso perdere questo film, che nessuno mi chiami, anche pastori, non chiamatemi, spegni il cellulare, vabbè, se la sorella chiama poi la richiamo domani. Mio Dio, ravvediti, alleluia. Giobbe non si sarebbe mai messo a guardare quei film che tu guardi. Giobbe, amen, gloria a Dio, non si sarebbe mai messo a divertirsi con quei programmi che tu ti diverti. Giobbe, alleluia, era integro, amen, era retto, alleluia, temeva Dio, fuggiva il male. Amen, alleluia. Fratelli, noi oggi dobbiamo ritornare a questa integrità, perché Satana, che il Signore lo sgridi, ci disturba, ci attacca, ci tenta per farci perdere l'integrità. Amen. Al diavolo non gli dà fastidio se tu perdi un culto. Se perdi un culto, vabbè, non sono riuscito ad andare al culto, perdi la riunione, perdi il culto. Al diavolo non gli dà fastidio. Il diavolo vuole farti perdere l'integrità. Lui vuole che tu perdi l'integrità. Lui vuole che io perdo l'integrità. Lui vuole che io ritorno a guardare le cose di prima. Che io ritorno a ascoltare le cose di... Sapete che a volte il diavolo mi tenta, fratelli, lo dico pubblicamente per svergognarlo. Amen, alleluia. A volte quando io sono da solo, col cellulare, nel lavoro, mi vengono i pensieri del diavolo che mi dice: vatti a cercare su YouTube quelle musiche che ascoltavi prima, il rap. Fratelli, a volte mi vengono questi pensieri. Vai a cercare su YouTube quella musica, quel gruppo che ti piaceva prima, il rap, l'hip hop, vai ad ascoltare quelle musiche. E mi mette una scusa di spiritualità, così preghi per loro. Oddio, che bugia, che il Signore lo sgridi, alleluia. Oh, alamashanda rabakendalea, ti sgrido Satana pubblicamente, alleluia. Anche in questi mezzi di comunicazione, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Il diavolo vuole che tu torni al vecchio vomito, alle cose di prima, ai piaceri di prima, ai divertimenti di prima, ai film di prima, alle musiche che ti piacevano prima. Gloria, sì. E il diavolo ti inganna pure, ti dice: ma canta quelle musiche, però oggi li metti una lettera cristiana, li cambi le lettere. Puoi fare il merengue cristiano, puoi fare la cumbia cristiana, puoi fare la samba cristiana. Tanto va bene, la musica serve per lodare Dio, basta che li cambi le lettere, li cambi le parole, li cambi il testo, e poi il ritmo rimane quel ritmo satanico che fa muovere la tua carne, il merengue cristiano, il rap cristiano. Heavy metal cristiano fanno oggi alcuni indemoniati, fratelli, che Dio li liberi. Facciamo la musica da discoteca cristiana. Fratelli, il diavolo vuole far perdere l'integrità degli uomini di Dio.
quando sei lì col cellulare su YouTube, ma vai a cercare quel film e ti fa ricordare un film del passato, quel film, ma tanto non succede niente se lo guardi, non succede niente, vatti a cercare quel film su YouTube o quelle musiche su YouTube, è lì che si deve vedere l'integrità, fratelli, è lì che si vede la vera potenza di Dio. Quando tu sei da solo, alleluia, nella tua stanza, nessuno ti vede, ma ti vede il Signore, e tu puoi dire in quel momento, alleluia, nel nome di Gesù, vattene via, Satana! Ti scaccio via nel nome di Gesù, via! Le tentazioni, amen, alleluia, l'integrità, frate, senza integrità nessuno può vedere il Signore. Gloria a Dio, grazie Signore per questo messaggio, io avevo bisogno di questo messaggio. L'integrità, senza integrità nessuno può servire Dio nel modo piacevole, gradito e accettevole davanti a Lui. A che mi serve a me, fratelli, andare a predicare in tutte le piazze d'Italia, in tutti i mercati d'Italia, in tutte le strade d'Italia, se io non sono integro? Se io non vivo una vita integra, una vita santa, una vita consacrata per Gesù Cristo, a che mi serve, fratelli, fare le dirette, fare tante cose, se poi vivo una doppia vita, un'altra faccia della moneta, se poi c'è un altro Stefano, gloria a Dio, che Dio sgridi queste cose, se poi c'è una doppia vita, una doppia personalità, fratelli, Giobbe era integro, che vuol dire era un uomo tutto d'un pezzo. Integro vuol dire intero. Era un uomo intero. Non era a metà, non era diviso, non era sdoppiato, alleluia, come molti oggi che si sdoppiano. C'è il fratello nel culto, poi c'è il carnale nel lavoro. C'è il predicatore nel culto e poi c'è il carnale con i compagni di lavoro. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere integri. Amen. Senza integrità nessuno può entrare nel regno di Dio. Che Dio ci aiuti a essere integri, più integri di prima. Amen. E non diamo ascolto a quelle bugie del diavolo. No, ma ormai va bene così. Non esagerare troppo, ma non c'è bisogno, va bene così, non essere più integro, non cercare di essere più spirituale, va bene così, non va bene così, fratelli, dobbiamo essere più integri, amen, quanti dicono amen, alleluia, amen. Alleluia, dobbiamo essere più consacrati, lo dico anche per me. Oh, alleluia, dobbiamo essere più santi di ieri. Amen. Gloria a Dio. Più consacrati. Alleluia. Più dedicati. Più timorati di Dio. Alleluia. Giobbe, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, era integro. Fratelli, questo è un messaggio potente. Io non l'avevo pensato, ringrazio lo Spirito Santo che mi parla. Io, in questo verso, fratelli, trovo tante cose che parlano il mio cuore. Giobbe era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Amen. Non basta essere integro, non basta essere retto, non basta temere Dio, devi fuggire il male. Alleluia. Alleluia. Oh, fratelli, non fatevi ingannare dal diavolo che vi dice no, è troppo difficile. Ma questo predicatore esagera. Ma come
facciamo, allora lo vogliamo capire che se Giobbe lo poteva fare, perché tu non lo puoi fare? Gloria. Amen. Giobbe non aveva lo Spirito Santo come ce l'abbiamo noi oggi. Giobbe, fratelli, non conosceva il sangue dell'agnello. Giobbe non era nato di nuovo, fratelli, sorelle. Guardate che privilegi che abbiamo noi. Come facciamo a dire, ingannati dal diavolo, ingannati dal mondo, ingannati dalla carne, come possiamo dire, non ce la faccio a essere integro, non ce la faccio a essere retto, non ce la faccio a lasciare questo, non ce la faccio, non riesco a lasciare il vizio, non riesco a lasciare la sigaretta, non riesco a lasciare i miei vizi, non riesco, non è vero, è il diavolo che non riesce. Alleluia, il diavolo non riesce, gloria, ma noi riusciamo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Quanti dicono gloria al Signore questa sera, alleluia. Fratelli, noi possiamo, perché Cristo vive in noi. Allora, fratelli, Giobbe, con tutta la sua fede che aveva in Dio, lui non poteva dire, come noi possiamo dire oggi, Cristo vive in me. Giobbe non poteva dirlo, ma tu puoi. E allora dov'è l'integrità? Come mai non c'è quell'integrità? Tu devi avere, fratelli, e lo dico con l'autorità biblica, io devo avere, tu devi avere un'integrità più grande di Giobbe. Amen. Amen, alleluia. Noi dobbiamo avere, alleluia, una vita retta più di Giobbe. Oh, alleluia, Spirito Santo. Noi dobbiamo avere, fratelli, il timore di Dio più di Giobbe. E dobbiamo fuggire il male più di Giobbe. Noi siamo chiamati a essere santi in Cristo Gesù. E ascoltate quello che dico adesso, che nessuno mi fraintenda. Noi dobbiamo essere tre volte santi. Alleluia. Alleluia. Tu devi essere tre volte santo. Amen. Santo nello spirito, santo nell'anima, santo nel corpo, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Oh, santo nello spirito, santo nell'anima, nella mente, santo nel corpo. Amen. Alleluia. Come puoi dire di essere nata di nuovo, ancora ti vesti come una volgare, come una profana, una inconvertita, per non dire di peggio, ti vesti con quegli abiti indecenti, indecorosi, volgari, provocanti, sensuali, vai a lodare Dio coi tacchi alti, tutta truccata, tutta pitturata, attillata, ma dov'è l'integrità, sorella? Dov'è la rettitudine? Dov'è il tuo timore di Dio? Che ti fai quelle foto su internet, quei selfie, e ti metti in posa e ti mostri che sei bella. Dov'è il timore di Dio? Fuggi il male, non mettere quelle foto indecenti. Tu che al mattino lodi il Signore nei culti, lodi Cristo nel coro, canti nella corale e poi sei una volgare. Canti nella corale, ti metti il velo, alzi le mani e poi fuori ti fai i selfie, queste foto personali che le metti e le fai vedere a tutti. Ma nemmeno te le devi fare per tenertele per te. Se tu te le fai e te le nascondi per te, è un peccato nascosto. Ancora peggio se tu le fai e le metti su tutte, le metti e le mostri a tutte, le foto su Facebook, e ti metti con la posa, cerchi la posa più bella, ti giri di qua, ti giri di là, ti metti il rossetto, la camicetta un po' aperta, che ti cosa ti deve vedere? Tu ti devi, alleluia, ravvedere. Amen.
devi cercare l'integrità. L'integrità. Tu non puoi essere integra così. Amen? È così, fratelli, questa parola è chiara. Tu non puoi essere integro così come stai vivendo. Questa parola è per qualcuno in particolare. Tu non puoi essere integro guardando quei film, ascoltando quelle conversazioni volgari nel lavoro. Tu non puoi, tu devi fuggire il male. Alleluia, tu devi fuggire. Alleluia, tu devi fuggire il male per la gloria del Signore. Tu non puoi essere integro dando spazio a quei pensieri che nascondi nella tua mente, a quei ricordi del passato. Tu non puoi essere integro riascoltando le musiche di prima che ti piacevano. Tu non puoi essere integro covando dentro di te il rancore, l'amarezza, l'odio, l'invidia, la gelosia. Io non posso, fratelli, essere integro se io do spazio a certi sentimenti. Io li devo rifiutare, io devo fuggire il male. Io devo dire: Cristo, Signore della gloria, Padre, liberami. Amen. Tu non puoi essere integro in quel modo. Andando a spogliarti nelle spiagge, tu non puoi essere integro così. Andando a sederti nei pub, nei bar, con i vecchi amici. Ah, sai, al fratello, ogni tanto i vecchi amici mi chiamano. Io vado per parlare di Gesù. Bugia del diavolo. Tu non puoi essere integro mantenendo quelle conversazioni carnali su WhatsApp. Mandando quei messaggini su WhatsApp, tu non puoi essere integro così. Conservando quelle vecchie foto di una volta. Ci sono persone, fratelli, che essendo stati liberati da Cristo, dicono di essere liberati da Cristo, ancora gli piacciono le foto che si facevano una volta e mettono le foto su WhatsApp del profilo o su Facebook, foto quando non erano convertiti. Mio Dio, che vergogna, fratelli. Come potrei io mettere sul mio Facebook, alleluia, che oggi deve essere un Facebook per l'opera di Cristo, per predicare l'Evangelo, per predicare la parola, la santità? Come posso mettere io una foto del mio profilo di uno Stefano che non era convertito? E la metto perché, ah, che bella quella foto, mi piace, com'ero bello in quella foto. No, tu eri indemoniato in quella foto. Io in quella foto non ero bello, ero posseduto dal diavolo. Amen? Ascoltate la verità, gloria a Dio. Sorella, togli quelle foto dal profilo che hai messo quando tu eri inconvertita. O che metti quelle foto, ai, che sei bella con quei bei vestiti, sai, come sei bella. Tu sei carnale, sei presa dalla concupiscenza, tu sei dominata dalle passioni, tu non sei bella. Tu non sei integra. La vera bellezza è l'integrità, fratelli. La vera bellezza è essere integri con Gesù Cristo. Togliamo le foto vecchie. Amen. E se io tengo alcune foto vecchie, è per testimoniare, guardate come ero prima. Ero posseduto dal diavolo, ma oggi Gesù mi ha fatto una nuova creatura. Io ho 2 o 3 foto vecchie, che a volte faccio vedere e dico: guarda come Gesù mi ha liberato. Ma io quelle foto non le metto nel mio profilo di Facebook per farmi vedere. Oh, come eri bello. No, 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 fratelli. Amen. Ci dobbiamo liberare da ogni scoria
mio Dio, Signore. Alleluia. Oh, alleluia. Ci dobbiamo liberare da ogni residuo di malizia, da ogni impurità, da ogni carnalità, da ogni volgarità, da ogni invidia, gelosia, risentimento. Anche quelle cose sono peccato. La gelosia, l'invidia, il risentimento, l'orgoglio. Io non posso essere integro, fratelli, se sono orgoglioso, se sono ancora un orgoglioso. Se io riconosco che in me a volte c'è l'orgoglio, io mi devo inginocchiare davanti al Signore e devo dire: Signore, liberami da questo. Signore, togli da me questo. Signore, strappa via da me questo. E tante volte glielo dico al Signore, quando vedo delle cose che non mi piacciono più davanti a Dio, delle cose che mi disturbano, delle cose che mi fanno stare in disagio. Fratelli e sorelle, chi vuole essere integro non può più accettare certe cose. Amen. Guardate, io adesso bevo l'acqua, fratelli. Secondo voi sarebbe bello se nell'acqua, vedo tutta l'acqua bella pulita, il bicchiere bello pulito, un bicchiere di cristallo, ma dentro c'è una mosca. Tu la berresti? Se tu hai un bicchiere d'oro, mio Dio, un bicchiere d'argento, un bicchiere di cristallo, con la migliore acqua che possono vendere, ma dentro c'è una mosca, tu la bevi? Tu non la bevi. Tu vai lì, butti tutto, butti la mosca e lavi il bicchiere, lo lavi bene, lo lavi 2 o 3 volte. La Bibbia dice che le mosche morte fanno puzzare l'olio del profumiere. Se c'è una mosca nel bicchiere, per me non è più pura. È così la nostra vita, fratelli. Se noi vediamo anche una piccola cosa che ci disturba, noi perdiamo l'integrità. Noi non possiamo essere puri, noi non possiamo essere santi, noi non possiamo essere integri. Amen? Alleluia. Ecco perché voglio leggere prima di finire, fratelli, ricordandoci, Giobbe era integro, retto, temeva Dio, fuggiva il male. E anche noi dobbiamo essere così, più di lui. Amen? Perché oggi Cristo vive in noi. Cristo, la speranza di gloria. Allora vogliamo pregare prima di finire: Signore, aiutami a essere integro. Alleluia, aiutami a essere retto. Alleluia. Aiutami a temerti, Signore, a temere Dio, a fuggire il male. Amen, alleluia. Non guardare le donne nella strada, gloria a Dio. Basta con queste carnalità. Tu che dici di essere un predicatore, addirittura un evangelico, un pentecostale, un nato di nuovo, poi quando sei fuori guardi le donne. Tu devi dominare i tuoi occhi, gloria a Dio. Signore. Devi santificare i tuoi occhi, devi essere integro. Amen, alleluia. Io non posso guardare le donne, fratelli. Quando sono nel lavoro, io lavoro in una reception. Tra poco vado a lavorare dalle 11 di notte, dalle 11 di sera fino alle 7 del mattino io vado a lavorare. Io faccio i miei lavori nella reception, lavori nel computer, devo inserire tante cose sulle camere, nei computer, eccetera, eccetera. E a volte nella reception passano donne, fratelli, svestite. Una notte è venuta una nella reception, fratelli, quasi nuda, e mi ha chiesto un po' d'acqua. Cosa dovevo fare io, fratelli? Io gli ho dato l'acqua guardandola negli occhi. E poi ho dovuto dire: nel nome di Gesù, Signore, sgrida ogni pensiero diabolico. Signore, allontana ogni pensiero malvagio. Purifica i miei occhi.
Fratelli, quando quella donna poi se n'è andata, io sono andato in una stanza della reception e mi sono messo con la faccia a terra e ho pregato: Signore, liberami da ogni contaminazione. Le mosche le dobbiamo togliere, fratelli. Amen. Alleluia. A volte sono nel computer della reception a lavorare, però grazie a Dio posso ascoltare le lodi, posso mettere una predicazione col cellulare perché sono tranquillo, posso leggere la parola qualche minuto, poi ho un po' di tempo libero, vado a pregare, alleluia. Mio Dio, Signore, pregate per me, fratelli, ho tanto bisogno. A volte mi sento stanco perché di notte dormo poco, ma che il Signore abbia pietà di me, amen? Pregate, gloria a Dio. Però a volte nella reception passano le donne, fratelli. Cosa devo fare? Guardarle, tanto non mi vede, non mi vede mia moglie, non mi vede il pastore, non mi vede il fratello. Allora io posso guardare? No, io non posso guardarla. Amen, alleluia, io devo essere integro con Gesù Cristo, io devo temere Dio, io devo fuggire il male. Ci sono momenti che io sono lì, vi do l'esempio della reception, ma può essere fuori, può essere nel pullman, nel treno, quando guidi la macchina, quando sei in strada, nel supermercato. Io a volte devo fare involontariamente, io sono a lavorare nel computer, alzo lo sguardo per e senza volere passare, io devo fare nome di Gesù Cristo, alleluia. Io mi devo scuotere, fratelli, devo dire nel nome di Gesù Cristo, Signore, liberami. Io devo essere attento, io devo essere vigilante, io devo essere sveglio. Amen. Alleluia. Oh, gloria al Signore. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio, fratelli. Manteniamo l'integrità per la gloria del Signore. Oh, alleluia. Alleluia. Cara sorella, per la gloria del Signore, mandami un'email. Amen. E la mia email è nuova creatura. Amen. Anche l'email è bella. Alleluia. Anche l'email è spirituale. Gloria al Signore. Aiutaci. Alleluia. Nuova creatura chiocciola hotmail.it. Alleluia. La gloria del Signore. Così dialoghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Anche l'altra sorella brasiliana che ha scritto. A paz do Senhor, irmã, aleluia, seja forte com Cristo. Minha esposa vai mandar para você uma mensagem depois, aleluia. Deus abençoe, aleluia. Cari fratelli, andiamo avanti, amen. Che il Signore ci aiuti a essere integri. Un uomo integro non può permettersi che i suoi occhi vadano a guardare altrove. Amen. Alleluia. Alleluia. Una donna integra non può permettersi che il suo vestire diventi una provocazione. Amen. Una donna integra non può permettersi. Che la vanità diventi una tentazione. Fratelli, in Cristo Gesù noi dobbiamo essere integri. Amen. E quello che io sto condividendo, fratelli, vale anche per me. Io non sto predicando solo agli altri, ma vale anche per me. Perché se io perdo l'integrità, tutto il resto non mi serve a niente. Se io perdo l'integrità, perdo la comunione con Dio, perdo la presenza di Dio. E il diavolo vuole farci perdere l'integrità. Ma il Signore, fratelli, ci, amen, esorta continuamente a essere vigilanti. Pregate, vegliate per non cadere in tentazione. Amen. Rimanete nel mio spirito, rimanete nella mia presenza. Rimanete in contatto con me. Sii integro. Fuggi il male. Alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, Cristo. Alleluia. Dio ci benedica, fratelli. Vogliamo chiedere al Signore, oh alleluia, che ci aiuti a essere integri, che rinnovi in noi l'integrità e che il nostro
cuore, alleluia, che il nostro cuore abbia di nuovo un desiderio di integrità, fratelli. Amen? Perché Gesù Cristo ritornerà dal cielo per gli integri. Amen? Gesù ritornerà per una chiesa integra, per donne integre. Chi non è integro non sarà rapito, fratelli. Amen? Non pensare di entrare in cielo in qualunque maniera. Non pensare di entrare in cielo a modo tuo. Non pensare di entrare in cielo come vuoi tu, non si può. Noi dobbiamo essere integri, fratelli, e oggi è possibile perché Cristo vive in noi. Alleluia, Padre. Oh, Alessia, ma canta la materia. Aiutami, alleluia, aiutami i miei fratelli a essere integri, Signore. Oh, questa sera, Signore, ti prego con questa parola. Alleluia, illumina ogni cuore, santificaci. Gloria. Liberaci, purificaci. Nella mente, nel corpo, nell'anima, negli occhi, negli orecchi, Padre, metti la tua mano nelle nostre vite, nella nostra testa. Oh, rabatai shebarakia, nel nostro cuore, nel nostro corpo. Signore, metti la tua mano su di noi, alleluia. Padre, purificaci col fuoco dell'altare, col fuoco dello Spirito, col fuoco della tua presenza. Aiutaci tutti quanti, me per primo, i miei fratelli, le mie sorelle, mia moglie, le nostre famiglie. Oh, alleluia, tutti quanti che ti seguiamo, ti amiamo, Gesù, che ti apparteniamo, aiutaci a essere integri, retti, a temere il Dio, a fuggire il male, come Giobbe, più di Giobbe. Alleluia, perché Cristo vive in noi, la speranza della gloria. Oh, alleluia, il risorto, l'alfa e l'omega, colui che è la santità in persona. Alleluia, aiutami a essere integro, Padre. Alleluia, fuggire il male, alleluia, a non ascoltare quelle parole, quelle conversazioni volgari, a fuggire, Signore, allontanarmi quando gli altri iniziano a parlare cose oscene, cose carnali. Io mi voglio allontanare, Signore. Preserva il mio orecchio, l'orecchio di ogni fratello, che nessuno ascolti più quelle musiche, quelle, alleluia, quelle parole, Signore, volgari su internet, su qualsiasi mezzo di comunicazione, Padre. Aiutaci ad avere una bocca integra, alleluia. Occhi integri, alleluia, una mente integra, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia. Purifica la mia mente, Padre, purifica la mente di ogni fratello. In questo momento lì, dove si stanno inginocchiando, dove stanno pregando, dove stanno ascoltando, Signore, metti la tua mano, alleluia, purifica quella mente, alleluia, nel nome di Gesù. Allontana ogni pensiero diabolico, ogni compromesso, ogni bugia, ogni impurità, ogni carnalità. Signore, ogni desiderio caccialo via nel nome di Gesù. Signore, allontana le mosche morte, alleluia. Facci essere puri, vasi santificati, vasi, alleluia, che risplendono con la tua luce, la tua gloria. Signore, io mi umilio davanti a te. Questa parola per me è stato un balsamo, Signore. Questa parola per me è stata, Padre, una forza venuta dal cielo, un aiuto venuto dal cielo, alleluia, gloria a Dio. Signore, fortifica i tuoi figli con questa parola che viene da te, mio Dio, nel nome di Gesù. Tu vivi in noi, Cristo. Noi possiamo essere più integri di Giobbe, più consacrati di Giobbe, più santi di Giobbe, perché Cristo vive in noi. Alleluia! La vittoria, la vittoria, la vittoria, alleluia! Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, rinnova, 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 purifica, Signore, riempi ognuno di noi con la tua presenza. Facci essere santi, Padre, nello spirito, nell'anima e nel corpo, per la gloria di Gesù Cristo, il tuo amato Figlio. Alleluia, che questa parola continui a lavorare nei nostri cuori. Amen. Nel cuore di ogni fratello, di ogni sorella, di ogni anima,
Signore, liberando, trasformando, santificando per la tua gloria, fortificando, Padre. Oh, alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia, caro Padre, solo tu ci dai la pace, Dio nostro, solo tu ci dai la quiete, perché ogni nostra opera tu la compi per noi, perché ogni nostra opera tu la compi per noi, caro Padre, solo tu ci dai la pace, Dio nostro, solo tu ci dai la quiete, alleluia, caro Padre, solo tu ci dai la pace, Dio nostro, solo tu ci dai la quiete, alleluia, perché ogni nostra opera tu la compi per noi, alleluia. Perché ogni nostra opera tu la compi per noi, alleluia. Perché ogni nostra opera tu la compi per noi, alleluia. Perché ogni nostra opera tu la compi per noi, Padre, sì, Dio, Padre, oh Dio della gloria, noi lasciamo tutto nelle tue mani, Padre. Lasciamo ogni cosa nelle tue mani, Signore, alleluia, la nostra vita nel nome di Gesù Cristo, lei, Bashande Rebecaia. Alleluia, Signore, ci rifugiamo in te, ci umiliamo davanti a te, deponiamo l'intera nostra esistenza nelle tue mani. Signore, fai un'opera perfetta in noi, di integrità, di consacrazione, alleluia, di santificazione, Padre, nel nome di Gesù Cristo noi ti amiamo, oh Re di gloria, noi ti amiamo, noi ti adoriamo, noi ti glorifichiamo, Padre, oh Signore, rimani con noi, con la tua presenza, la tua parola, il tuo Santo Spirito, Padre, continua a illuminarci, a sostenerci, a incoraggiarci. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Dio sia la gloria. Alleluia. Cari fratelli, continuiamo a rimanere nella presenza del Signore. Alleluia. Chiediamo a Lui, alleluia, sopra tutte le cose, di aiutarci a farci essere integri. Amen. Integri in Cristo Gesù. A me la cosa più importante è che, fratelli, la grazia di Dio sia con voi, l'amore del Signore sia con voi, la pace di Gesù Cristo rimanga con voi. A Cristo, nostro Signore Salvatore eterno, grande pastore della Chiesa, a Gesù Cristo, solo al Signore Gesù sia tutta la gloria, la lode, l'onore, alleluia, nei secoli dei secoli. Amen e amen. Alleluia, gloria al Signore. Shalom Adonai. Alleluia al Signore della gloria. Grazie, Padre Celeste. Amen, amen.